scelto come Toscana di aprire questo percorso anche perché venivamo da una fase nella quale a livello nazionale non si è riusciti a codificare il percorso di costruzione della nuova giovanile in tempi utili per poi quella che si è rivelata essere una stagione molto complicata, cioè la campagna elettorale. Avremo probabilmente la fase di costruzione più pregnante e ufficiale dopo la campagna elettorale e secondo noi era giusto comunque avviare un percorso di protagonismo da parte nostra. Stiamo svolgendo assemblee come quella di stasera, momenti di coordinamento provinciale come quello di oggi, un po' in tutta la Toscana. Vengo dall'assemblea di Firenze, ieri c'era un'assemblea analoga a Pisa, ieri l'altra Arezzo, domani a Grosseto, insomma si sta partendo e molto bene, con quelle sorprese che diceva Marco. Io girando la Toscana, essendo occupato di questo sostanzialmente anche negli anni scorsi, vedo tante facce nuove, percorsi diversi che si intrecciano e si mettono insieme e una carica di protagonismo davvero straordinaria. Noi siamo oggi in una seconda fase della campagna elettorale, una fase nella quale sostanzialmente dopo lo schieramento iniziale, no? Anche dei progetti, delle persone e dei profili della campagna elettorale, entriamo in una stagione più complicata ma ricca di opportunità. Questa volta tocca più particolarmente, oltre che diciamo, ai leader nazionali, alla connotazione nazionale della campagna elettorale, tocca un po' a noi entrare dentro la scena diretta della campagna elettorale. Noi abbiamo un compito importante, forse più importante anche di altri. I sondaggi, sapete, vanno sempre visti e guardati con un'ottica abbastanza calma e razionale, mai presi alla lettera, mai interpretati come fossero la legge universale, ma questi sondaggi ci dicono che rispetto agli anni scorsi, alle precedenti tornate elettorali, tra i giovani ci sono tendenze diverse. Due anni fa furono i voti alla Camera dei Deputati a consegnarci la vittoria sostanzialmente per un soffio. Questa volta il divario tra il Partito Democratico e il Popolo delle Libertà aumenta alla Camera rispetto al Senato di almeno 2 punti percentuali. Questo significa che ci sono delle tendenze diverse, soprattutto nell'elettorato al primo voto, e che tocca a noi provare a invertire perlomeno in parte questa tendenza. Io ho l'impressione che ci sia qualcosa anche di più profondo e di difficilmente sovvertibile in una campagna elettorale in un mese, diciamo. Penso e sento alcune tendenze sociologiche anche difficili e per certi versi anche preoccupanti. Penso che, come abbiamo visto negli scorsi due anni, la politica nel nostro paese abbia più di una responsabilità anche a sinistra. Credo che alcune incertezze, l'incapacità di decidere, di produrre cambiamenti reali e tangibili nella società abbia prodotto anche nei ragazzi un certo distacco, soprattutto in chi viene individuato come il responsabile principale della stagione di governo che abbiamo alle spalle. Penso che noi però possiamo anche in questi giorni provare a dare alcuni segnali, a buttare là alcuni messaggi. Per esempio, io penso che pur senza entrare direttamente in conflitto, come un po' anche il trend, no? Scelto da noi in questa campagna elettorale con le altre forze politiche, credo però che alcuni elementi debbano essere marcati. Questa è quella generazione che paga sulla propria pelle le cose che diceva Marco, cioè scelte che a partire dal tema del lavoro, ma poi passando anche su altri ambiti, hanno responsabili diretti in chi negli scorsi 15 anni sostanzialmente ha interpretato la maggior parte delle scelte che ricadono su di noi. Si può parlare del tema del lavoro, molti di noi hanno conosciuto la stagione delle riforme della Moratti sulla scuola e sull'università. Questo è quel
centrodestra. È quella destra che ha fatto, diciamo, che è responsabile anche di atti importanti sulle questioni internazionali, non per ultima anche la battuta di Martino sulla necessità di abbandonare il Libano per tornare a occuparsi di altre questioni, cioè abbandonare l'unico scenario internazionale condiviso da entrambe le parti per tornare a interpretare sostanzialmente un ruolo diverso rispetto a quello che in questi ultimi 2 anni eravamo riusciti a produrre. Io penso che ci sia molto da fare. Marco diceva alcuni temi interessanti, credo si debba partire dalle piccole cose, anche riscoprire un po' la voglia di ripartire da piccole semplici cose che possono cambiare molto, più di quello che possa sembrare guardandole da lontano. Per esempio, si parla di scuola, perché non scrivere una lettera, un invito, fissare una data e mandare rappresentanti di istituto e rappresentanti di classe un invito anche a scambiare soltanto 2 battute su cosa sta succedendo, le elezioni politiche, se c'è la voglia di impegnarsi, magari poi da lì si scopriranno anche energie nuove, ragazzi che possono entrare a dare una mano, talvolta anche l'opportunità di entrare nelle scuole e andare a parlare direttamente con i ragazzi della campagna elettorale e dello scenario politico nazionale. Il tema dell'università, Marco lo diceva molto bene, voi avete un piccolo polo universitario nel quale a volte siamo riusciti a fare qualcosa, ma un po' a fasi alterne, e riprendere un'iniziativa forte su questo tema credo sia molto importante. A livello regionale, seppur in campagna elettorale, noi abbiamo scelto anche su un altro tema di avviare da subito, seppur in questa fase transitoria e provvisoria, un impegno forte. Noi abbiamo scelto di lanciare una nuova campagna sul tema della legalità dell'antimafia insieme all'Arci Toscana, la cooperativa Lavoro Non Solo di Corleone, per finanziare e aiutare a finanziare insieme ad altri un centro di aggregazione giovanile a Corleone in un bene confiscato alla famiglia Reina. Voi sapete che in questi giorni questo è ancora di più importante visto il ritorno del figlio di Reina a Corleone. Quella sarà la base operativa degli studenti che vanno a lavorare nei campi di lavoro l'estate, molti sono toscani, l'ultimo anno più di 350 dalla nostra regione hanno fatto un pezzo delle loro vacanze di lavoro nei territori siciliani a aiutare la cooperativa lavoro e non solo nella lotta sostanzialmente anche dura che viene fatta in quei territori. Stiamo facendo cenere la legalità un po' in tutta la regione. Se in qualche realtà voi avete intenzione di raccogliere questa iniziativa, noi siamo a disposizione per darvi una mano. Io penso poi, e chiudo, diciamo questo: noi operativamente abbiamo fatto questi segnalibro che vi invito a distribuire quanto più possibile. Abbiamo scelto insieme al partito regionale di lanciare per il 28 di marzo una data di mobilitazione sui temi giovanili, e quindi vi chiedo di impegnarvi anche in questo territorio su questo, distribuendo il segnalibro, andando a fare volantinaggi, iniziative, momenti come questo magari distribuiti nel territorio. Io penso questo: noi abbiamo scelto di cominciare adesso anche perché, io lo dico, diciamo, io penso che la scintilla di impegno e di partecipazione che ha prodotto il Partito Democratico in questa fase abbia bisogno di essere spostata anche oltre la campagna elettorale, oltre la fase iniziale di costruzione del partito. Per questo serve, secondo me, anche un luogo come questo. Serve un'organizzazione giovanile, serve la capacità di tenere insieme ragazzi, altrimenti rischiano di disperdere anche la loro voglia di impegno. Serve un'organizzazione giovanile anche per aiutare il partito, secondo me, a superare quello che è stato, per come l'ho letto io, un vizio anche di questa prima fase. Noi abbiamo votato molto
talvolta un po' fuori dai contenuti e spesso legando insomma, alle persone, alla capacità degli individui di aggregare intorno a sé e di portare intorno a sé persone e voti, no?